E buongiorno mondo, oggi risveglio sotto un ponte e vi stiamo facendo vedere com'è vivere sotto i ponti. Muriel prepara il caffè col suo bel faccino freddo e gelato, stamattina di nuovo 9 gradi e una bella estate calda stiamo passando. Lì ci sono le tende che dobbiamo ancora smontare, la mia bicicletta è là, coricata, fa freddo. Ci facciamo un bel caffettino, anzi lo sta facendo Muria, io lo bevo solo. Briochina. Ci diamo una rinfrescata. Rinfrescata più di così forse non riusciamo. Vabbè, comunque ci ripuliamo un attimino e ripartiamo. Oggi puntiamo ad arrivare al Danubio, 120 km, dice Muriel. E se il clima regge ce la facciamo, se il clima non regge ci fermeremo sotto un altro ponte. Quindi stay tuned. Buona giornata a tutti. Campo base tutto ripulito. Quello è il nostro sacchetto dell'immondizia. Abbiamo raccolto tutto quanto perché bisogna sempre lasciare tutto pulito dove ci si piazza. Lì è Muriel, là dietro ha la sua bicicletta carica. La mia è pronta. E game on, ragazzi, si parte. Guardatelo là come pedala il Muriel, scaltro nell'erba e nel prato fangoso. Temerario per raggiungere la ciclovia dell'Isar. Isar sarai nostro e conquisteremo il Danubio. Comunque una figata ciclabile così, anche se non è asfaltata. Ragazzi, guardate un po' se riesco a farvelo vedere attraverso gli alberi. Questo è il fiume Isar, o come si pronuncia. Calcolate che lui è un affluente del Danubio. Guardate quanto è grosso già lui adesso. Figuriamoci quanto sarà grosso il Danubio nel punto dove si incontrano, dove arriveremo noi. Qualcosa da dire, Muriel? Ancora 120 km dal Danubio, questo sicuramente si ingrossa ancora di più, di qua c'è già un altro affluente di questo. Finalmente vediamo il Danubio bello grande. E quindi game on, ragazzi, si pedala. Niente da fare, la fortuna non ci assiste molto. Muriel ha tolto il giacchino, io ho tolto la felpa sotto perché iniziava a far caldo. Stava forse spuntando anche un po' il sole, ma guardate adesso che bel cielo grigio che abbiamo in fronte a noi e sta anche già piovendo. Mannaggia, per ora piove in maniera accettabile, ma là è tutto nero. Speriamo non faccia un temporale come ieri. E se dovesse farlo, speriamo che lo faccia di nuovo in un posto dove possiamo coprirci. Ma in questo momento siamo lontano da qualsiasi paese, almeno una decina di chilometri, perché siamo in un parco e si pedala. Ragazzi, sperate per noi. A dopo. Ragazzi, appena in tempo siamo arrivati al paese e ha cominciato a diluviare abbastanza forte. Siamo fermati al baretto a prenderci un caffè e speriamo che spiova, ma tanto il caffettino ce lo meritiamo, lo volevamo comunque prendere. Perciò bene, bene così anche oggi, forse non ci bagniamo troppo. Speriamo che passi, tanto c'è il vento che vale, porta sole, pioggia, quindi dopo si riparte. A dopo. Ragazzi, ha smesso di piovere, siamo ripartiti, siamo venuti a vedere la chiesa di, come si chiama il paese, Moonsburg, la chiesa, perché dai commenti dicevano che meritava una visita, ma l'architetto Muriel non è dello stesso parere. Dice che a lui sembra una cagata. Va bene, torniamo in strada? Torniamo in strada. Muriel dice che la visita può fermarsi qua e torniamo a pedalare.
prima che torni il temporale. Di là sembra sereno, di là un po' meno, quindi pedaliamo. Dobbiamo essere a posto più o meno per un'ora e poi beccare il nuovo pioggia, un'ora e mezza. Avevamo 21 km per arrivare alla fine di questa parte di traccia e entrare in un paese. Quindi dicevo, ce la facciamo, 21 km, arriviamo lì, appena prima che inizia a piovere ci fermiamo, mangiamo e aspettiamo che spiova più tardi, che quello era la previsione del tempo. Ma mi sembra che la previsione del tempo ha sbagliato un po', appena. Abbiamo fatto quanti chilometri da quando siamo partiti? Un e mezzo. Un e mezzo e ragazzi, diluvia! E siamo finiti sotto casa di qualcuno, speriamo che non esca e che ci cacci, perché sono a casa perché c'è la macchina lì. Le nostre bici sono alla pioggia, ma almeno noi siamo un po' l'asciutto, siamo bagnati, perché guarda la faccia dell'uomo bagnato. Ragazzi, va così, la Germania ci ha accolto con questo bel clima estivo, abbiamo i pannelli solari che caricano a raffica tutti i nostri device e ce la godiamo, infatti ce la godiamo alla grande. Ma meno male che i tedeschi sono solari e accoglienti. Esatto, i tedeschi sono solari come il loro clima, forse. Va bene, mi sa che anche oggi abbiamo fatto 22 km, non riusciamo ad andare avanti perché o ce la prendiamo tutta. Pazienza, sono cose che si mettono in conto, se no saremmo andati in albergo, il villaggio turistico, a fare i balli di gruppo, e invece siamo in bicicletta sotto la pioggia, scemi noi. Ci riproviamo, sembra aver smesso leggermente, cioè leggermente rispetto a prima, ha smesso decisamente, sono solo qualche gocciolina, ma le previsioni non sono a nostro favore, quindi abbiamo scritto a un paio di warm shower di Landstuhl, che è solo a 20 km da qui, quindi oggi dei 120 che volevamo fare andrà a finire che ne faremo al massimo 40-45 di chilometri, intendo. E vabbè, va così. Se non sarà sereno, si rasserenerà. Se non sarà sereno, e forse pioverà. Come fanno i marinai? Ragazzi, questo per il standard tedesco è sole. Dicono che abbia smesso di piovere, ha smesso? C'è il sole, guarda. C'è il sole, Muriel canta perché il sole ti porta la gioia e l'allegria, e lui canta spensierato e niente, questa è la tipica giornata di sole della ridente Germania, che ci ha accolto in maniera positiva, la gente solare come il proprio clima. E niente, io sono 16 giorni che pedalo e 6 che prendo pioggia. Una goduria. Sono 10 giorni che prendi sole. Docce gratuite per tutti. Pedaliamo. Vediamo se ci ospitano a Landstuhl o se dobbiamo mettere le tende sotto la pioggia. Ma i 120 km che avevamo programmato non riusciremo a farne neanche 45, come dicevo prima. Quindi piove. Ragazzi, piove! È sole! Ah, è sole, questo è sole, perché prima era decisamente più pioggia. Esatto. Pedala, Giappino! Pedala, Murielito! Dai, cazzo! Porca pusenta! Paese dei tropici! Dove c'è l'erbio sole che c'è? Sotto l'ombra degli alberi esotici, non ti immagini che caldo che fa.
ragazzi, visto che promette pioggia, dobbiamo montare le tende alla pioggia perché non abbiamo né un work shower né un ponte questa sera, ci siamo concessi un box kebab, così almeno quando arriviamo non dobbiamo neanche metterci a cucinare, perché se piove sarebbe un macello mettersi a cucinare fuori senza una copertura. Quindi questa sera si mangia bene, no, si mangia sempre bene, solo che si mangia più comodi e veloci senza dover sbattersi a cucinare. Buon appetito a tutti. Mentre mangiavamo il kebab, pronti a ripartire per andare fuori dalla città a cercare un posto per mettere la tenda nonostante la pioggia, ci ha risposto Ivan, uno dei due work shower ai quali avevamo scritto, e ci ha dato la sua disponibilità per ospitarci a casa sua questa notte. Quindi non staremo alla pioggia e oltretutto è anche abbastanza vicino a dove siamo ora, quindi stiamo andando da lui. Muriel è davanti che fa strada e niente, ci è andata bene anche stavolta, siamo fortunati, speriamo di non fargli troppo paciocco perché siamo zuppi e infangati. Quindi ragazzi, a dopo e buona serata a tutti.